Buongiorno a tutti, sono la Rus ed eccomi qua su Europa Universalis 4. Ci eravamo lasciati nella guerra con la Polonia e con la Lituania e con la Moldavia. Ed era una guerra abbastanza cazzuta perché i polacchi, i moldavi sono tanti e spaccano un po' i culi. E oltretutto, c'è la Crimea che se ne sta prendendo e dobbiamo fare qualcosa per il nostro amico Crimea. Ricapitolando, noi siamo ottomani, così, benissimo. Lituania ti va per fare un po'. Intanto voglio conquistare tutta la Moldavia, così la tolgo subito dal gioco, così ciao ciao, buonanotte, buongiorno a tutti quanti. E queste altre unità qui le mando un attimo qui. Abbiamo la nostra forza è di 20.000 e possiamo avere un po' di più. Intanto vediamo un po' quante unità possiamo prendere ancora. Una. Tanto questa unità qua forse è meglio che la lasciamo un attimo curare qui. Finisco l'assedio, poi dopo vado a fare il culo ai moldavi, polacchi. Vogliono fare il culo alla Crimea. Ok, finito l'assedio tra Moldavia. Siamo anche con la Mazovia. Quindi, andiamo subito. Qui. Ah, Ardisimen. Ci sono stati. Quanto ho capito? La nostra, diciamo, fishering, il nostro pescaggio tradizionale ha fatto molto bene per i nostri ammiragli, i nostri marinaretti dentro le nostre barche. Abbiamo preso due di tradizione navale, tutte le tradizioni militari, navali, terrestri, servono più che altro per. Ah, dove sono andati a qui? Tristes. Andiamo a fare il culo anche qui. Oh, Crimea, Crimea, Crimea. Stanno attaccando le spalle. Stanno attaccando le spalle. Stanno attaccando le spalle. Aspetta un attimo qui, va. 25 febbraio, 26 febbraio, mio Dio. Questo gioco qua è il simulatore di inseguimento. Tra unità. Tutti i giochi da Paradox sono i simulatori di inseguimento di unità. Non mi piacciono tanto quando diventano simulatori di inseguimento, diventano piuttosto noiosi. Ah, uniamo le unità assieme. Ah, eccoli qui. Prendiamo. Non scappate per piacere! Non vogliono accettare il mio amore. Male per loro. Adesso li attacco qui. No. No, non li attacchiamo lì. Andiamo qui invece. Ma qua abbiamo recuperato quasi tutte le forze. Possiamo anche andare qui a fare il mega esercito per poi dopo fare il culo. La guerra stiamo vincendo. Dobbiamo solo fare un po' attenzione alle battaglie. La Crimea se le sta prendendo. La Crimea. Non è che ha fatto qualcosa di particolare durante la storia, di interessante, però. Ecco, questa unità qua forse la riesco a bloccare. Forse questa qua la riesco a bloccare. Tanto questa unità qui mandiamo all'inseguimento di questa. Ah, la. Bastarda mia, ti blocco qui. La blocco nella penisola della Crimea adesso. E così non può scappare. Morirà. Poltavia. Bravo, bravo, scappa, 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 non ce la puoi. Oh, sì, finalmente, nuove tecnologie. Abbiamo scoperto le basi della finanza che ci dà 200 in più di raggio al commercio e 10% in più di efficienza al commercio. Intanto possiamo anche rinnovare le idee. Ah, sì, bene.
Così abbiamo più forza lavoro. Abbiamo anche sbloccato l'idea di Ghazi, di unità religiosa aumentata, cioè delle idee ottomane. Molto bene. Questi qua continuano a scappare, sti stronzi. Genova, mi dai diritto di passaggio? Sì, devo fare il culo. Sì, perfetto. Intanto qua a nord stanno combattendo. C'è stata una disputa bunduaria. Non so, bunduari. Ah sì, lo stesso fatto di prima. A causa delle mappe che sono state fatte un po' male, ci sono state delle, diciamo, come si possono dire, delle rivendicazioni sbagliate, errate. E possiamo dire, va, lasciamo perdere, possiamo sfruttare queste rivendicazioni o lasciarle perdere. Se le lasciamo perdere prendiamo stabilità, se le sfruttiamo prendiamo una rivendicazione nel Kosovo. Loro ci odieranno, i serbi, e prenderanno anche un cazzo sbelli diplomatico. Ovviamente dirò di sì, perché Kosovo lo vorrò. E volevo già puntare gli occhi su Kosovo da un po' di tempo. Quindi, mettiamoci qui. E adesso voglio fare un attacco speciale, diciamo un attacco cazzuto contro questi qui. Ah, sì, altra unità. Altra forza lavoro, diciamo, risorse umane. Possiamo chiamarle risorse umane, chiamiamole risorse umane. E ci serviranno tanto, stanno scendendo a picco. E non è va. Non è che. Tutto sto che, dai, risorse umane servono tanto. Tanto andiamo di fare il culo ai polacchi. Perché la Polonia non ce li, non ce la potrà mai fare contro di noi, perché non può andare nello spazio. Ricordate, Poland can't into space. Quindi. Stanno scappando i polacchi. Mannaggia a voi. Facciamo il culo. Dai, 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 dai. Ce la potete fare. Loro però hanno un'unità molto migliore delle nostre, perché fanno parte di un altro gruppo tecnologico, ovvero quello dell'Est Europa. O dell'Europa dell'Est. Stanno ritirando i Vivoliniewa. Ok, ora direi di andare a assediare un po' la Polonia, dopo che abbiamo ammazzato praticamente tutte le loro unità. La Lituania non mi serve tanto assediarla, però la Polonia, così riusciamo finalmente a ottenere qualche trattato di pace. Innanzitutto, possiamo anche chiedere l'annessione di queste due regioni, ma non è che arriva tanto a gente. Però in Moldavia vassallo non arriva tanto a gente nemmeno a loro. Quindi lasciamo stare, andiamo qui. Aspetta, metà degli uomini, lasciamo. Perfetto. Ah, ricerca eretica. Possiamo decidere sempre la solita cosa, perdere pietà e perdere... Prendere pietà e perdere potere amministrativo, oppure perdere solo pietà. Perdiamo pietà, a me la pietà non me ne frega niente. Voglio la vostra pietà. Ah, ortodossi che si rivoltano. Ah, hanno fatto la trattata di pace, perfetto. Ne sono felice. Anche se volevo prendere qualcosa in più in questa guerra, tipo la Moldavia, eccetera, eccetera. Però ce la siamo cavata molto bene. La guerra è subito finita, non è durata molto. Molto bene. Intanto guardiamo un attimo la situazione mondiale. La Borgogna sta facendo il culo alla Francia.
E c'è l'Inghilterra che perso la guerra di 100 anni, Castiglia che ha finito lì la Reconquista, Aragona non fa un cazzo, Milano non fa un cazzo, lo Stato del Papa ha finito la guerra con Urbino. Del resto non vedo nulla di interessante. Nel mondo non è successo un cazzo. I Timuridi hanno conquistato tutta questa zona qui, che prima non era loro, era di Garakuin. Comunque hanno conquistato quella zona lì. Abbiamo vinto contro gli ortodossi. Perfetto. Si stanno ritirando adesso in Atene. Molto bene. Continuiamo a inseguire fino alla fine del mondo. Bene, perfetto. Prendiamo e dividiamo l'esercito in due. Uno lascerò a Tessalonica. Tessali, non mi ricordo. No, Tessalonica è da un'altra parte, credo. Tessali comunque, che c'è la città di Larissa. Perfetto. Il resto ce la stiamo comando piuttosto bene. Vediamo se c'è qualche alleanza contro di noi. Nessuna, perfetto. Direi che possiamo anche sfruttare il nostro casus belli contro la Serbia. Non hanno alleati. Aumenterà la nostra pietà di 25. Prima aspettiamo un attimo che abbiamo le nostre riserve di uomini che scarseggiano. E stiamo un attimo qui, fermi. Fermi, non facciamo nulla. Possiamo fare delle decisioni. Adottare il sistema del dovrebbe chiamare così. E aumentiamo la forza dei nostri le nostre risorse umane. Però abbassiamo, aumentiamo il rischio di rivolta. Va bene, dai. Vediamo un attimo intanto le rivolte in Bulgaria se vogliono ribellare. E andiamo in Bulgaria. Che cazzo di Bulgari. Bene. Tanto, possiamo anche fare una nostra forza lavoro serve che si riadatti, quindi sì, mettiamo questa come missione, che prendiamo 666 uomini per mese, quindi aumentiamo un po', siamo la sesta nazione al mondo. E aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Tanto beviamo un po' di succo alla pesca. Buonissimo. Intanto, la guerra delle rose. Ah no, eretici valdesi. Ah, ciao. Figo. Gli eretici valdesi sbucano ogni tanto in giro, soprattutto in Savoia. Storicamente, non so se erano sbucati anche in Inghilterra. Non lo so. C'era un bonus savoiardo che mi ricordo lì delle ideologie e tradizioni savoiarde che era a niente i valdesi. Non è che mi piace tanto quel bonus, però lascialo stare. Nazionale epico. Possiamo fare un poema epico su Bajet Primo Osmani, che credo che sia un mio generale. Fatemi controllare un attimo la mia schermata militare. No, assolutamente no. Allora forse un mio ave. Che praticamente hanno sentito parlare di questo qui, le leggende di Bethlehem, e vogliono fare un poema epico. E praticamente dice che durante l'ora più triste dell'impero ottomano, lui ritornerà dalla nostra nazione e lo scaccerà dal male. Possiamo utilizzare questo per propaganda e prenderemo 10 potere amministrativo, però prenderemo e prenderemo 27 ducati, però prenderemo uno in più di prestigio all'anno.
non fa male, non fa male. Yep, va bene. Tanto continuiamo a bere. Buonissimo. Tanto comunque mi sa che la guerra è finita senza... Anzi, devo un attimo controllare in storia. Ah, dice che non è stata... Ah sì, l'hanno persa i quelli della Crimea perché non sono riusciti a conquistare la Moldavia. Però si aspettavano un po', potevo conquistare qualcosa. Ovviamente... Ah, nell'Uzbekistan ci sono un po' di conflitti interni. Da tanti anni. Ribellioni... Non se la stanno passando tanto bene gli Uzbeki nell'Uzbekistan. Intanto. Vediamo un po'. Nel mondo non succede proprio un cazzo. Ah, crisi politica, ma che merda. Possono esserci crisi politiche nel tempo, bla 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 bla. Tra il parlamento e il governatore. Oppure tra la nobiltà, tra i mercanti, tra i leader religiosi, bla bla bla. Possiamo decidere di perdere uno di stabilità o 25 di legitimacy. Direi di perdere un po' di legitimacy. Tanto di prestigio ne abbiamo. Non voglio costruire nulla. Possiamo costruire un porto però. Qui, c'è un porto qui, qui. Qui e qui. Giusto il canale nello stretto del Bosforo. Ah già, qua c'è un'unità che non... Come è successo in casa? Non lo so, ho sentito qualcosa che... Comunque, qua c'era un'unità che non utilizzavo. Ah sì, tecnologia. The Stable and Temple. Sì. Abbiamo la possibilità di costruire i templi con Stable. Produzioni stambulari, qualcosa del genere. Traduzione molto alla cazzo di cane. Creta è diventata indipendente. Ah, prima era Veneta, però ci sono state delle ribellioni e sono diventati indipendenti. Tanto possiamo anche formalizzare le scale, i pesi, le misure. Ci costerà 50 potere amministrativo, però avremo più tasse. Oppure possiamo anche... adottare il sistema delle province che aumenterà il rischio di rivolta. Però le tasse aumenteranno del 10%. Io direi al momento facciamo, formalizziamo le scale, pesi, misure, tutte quelle cose lì. Poi dopo magari in futuro possiamo fare qualcosa. Ma oh, la Crimea ancora in guerra. Giorgio e Rizan. Rizan dov'è? Rizan. Va bene. C'è Crimea. Puttana, però ogni volta in guerra. Dobbiamo renderlo vassallo, però la Crimea. Perché abbiamo fallito la missione? Ah sì, siamo entrati in guerra. Non importa, abbiamo fallito la missione. Intanto, possiamo conquistare il Ramazan. E questa regione qui. Oppure raggiungere unità religiosa è impossibile. Al momento non facciamo una missione. Tanto qua la Georgia andiamo a conquistarla. Magari possiamo anche prendere qualche regione. Ok. Benissimo, intanto vediamo un attimo. Le nostra flotta, possiamo costruire un po' di navi e io le costruirò. Farò un po' di galee che mi servono. Una qui, 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 una qui. Basta. Le galee sono utili, soprattutto nei conflitti nel mare interno, tipo Mar Nero, Mar Mediterraneo. Poi ovviamente se tu devi andare nell'oceano
Non è quant... non so quanto ti possano servire, però possono pure servire. Io non lo so. Io non so niente, ricorda. Possiamo fare una nuova decisione. Adottare il... ah sì, lo stesso di prima. Non è cambiato un cazzo. Ah, abbiamo vinto una battaglia qui. Lel. Dobbiamo anche selezionare un ammiraglio, secondo me. Wow, wow, wow. Da dove sbucate, stronzi? No. Hanno annientato le mie unità. Stronzi. Figli di put... Aspetta, 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 aspetta. Facciamo che farò un attimo qui. E dopo torniamo. Dov'è che sbucano? Un attimo qui. Ok. Questi qua stanno andando in car. Intanto noi selezioneremo un ammiraglio della nostra flotta ottomana, la famosissima e imbattibile flotta ottomana. State lì, stronzi di merda, non muovetevi. Ecco, bravi, lì in Armenia, non rompete il cazzo a nessuno. Della Georgia. Hanno annientato due unità di uomini. Non va bene. Tanto la Serbia è ancora alleata con nessuno, nessuno ama la Serbia e a me va benissimo. Intanto, guardiamo ancora un attimo il mondo. Non succede ancora un cazzo, scommetto. Ah, c'è una rivolta di pretendenti al trono in Milano. E dei ribelli in Toscana. E in Aragona. E nel resto del mondo continua a non succedere un cazzo. Cioè, proprio una partita in cui succede tutto. Imprevedibile. Ok, intanto... sì. Perfetto. Qua l'assedio di... Capri. Ah, è finita la guerra delle rose in Inghilterra. Vediamo chi è il re. Cosa? Suffolk. Suffolk. Non gli York, non gli Lancaster, i Suffolk. Che cazzo sono i Suffolk? Mai sentito la dinastia Suffolk? Tipo i Lancaster, i York. Nomi cazzuti, soprattutto Lancaster. Lancaster suona molto meglio. Però Suffolk, che cazzo è Suffolk? Suffolk sembra la marca di... dei gelati tedeschi. Qualche gelato tedesco. Avete presente? Tipo Baden-Baden, questi... così qui. No, io preferivo tipo York e Lancaster. Oh cazzo, arrivano anche delle persone al nord. Madonnina. Andiamo su. E facciamo qui metà degli uomini, l'altra metà la vediamo qui. Ah, ma in questo conflitto qua c'è anche quella regione lì, questa qui. Non so come si pronuncia. La chiamerò qualcosa del genere. Sembra qualcosa di, non so, After, un comando di After. Non muoviamoci intanto. Tanto qui l'assedio non vuole finire. Non ci pensa nemmeno. Tanto, ah scusa, se non ve l'ho spiegato prima qua ho schiacciato la spunta per dire: ok, comandante dell'altra fazione, puoi negoziare la pace con noi, indipendentemente. A volte puoi scegliere di fare questa opzione qui. Intanto, ah, possiamo scegliere di nuovo di chiedere un uomo dall'est Europa, dall'west Europa, cioè ovest, dico, faccio prima ovest dell'Europa, per un po' di tecnologia. Perderemo un po' di pietà, però a me la pietà non me ne frega assolutamente. Certo, abbiamo pochissimo.
E va bene, piuttosto. Sono piuttosto contento di avere poca vita. Anche rispecchiamo un po' come era l'impero ottomano nella realtà. L'impero laico. Tanto, possiamo anche prendere un po' di uomini. Sto pensando di andare a fare il culo a Circarissa. O una rissa circa. Intanto, nel mondo continua a succedere nulla. Ah! L'Austria sta occupando la Borgogna. E la Borgogna si sta prendendo dalla Francia. Una guerra. Ah sì, un po' di guerre stanno scoppiando. Non è vero che non succede proprio un cazzo in Europa. Non è vero. Oh, la sedia è finalmente conclusa. Sì, andiamo a fare il culo in Armenia ai georgiani della Georgia, tizi della Georgia li chiameremo. Ok, intanto abbiamo unità fuori dai confini. Ah, questo non importa, stiamo dando una mano tranquillo al life. Stiamo perdendo, stiamo svincendo. No, abbiamo vinto, anche se abbiamo perso più uomini di loro. Molti più uomini. Tanti. Abbiamo anche finito l'assedio qua al nord. Negoziamo con loro, vediamo se ci possono. Direi. Ah, possiamo anche prendere una regione da loro. Senta, prima faccio che conquistare allora. Tracy Bonds, questa regione qui. E dopo prenderò il resto. Tanto possiamo anche fare una nuova. No, intanto non voglio fare nessuna missione. Non faccio nemmeno nessuna idea perché mi costa potere militare. E me lo tengo un po' prima per fare il resto. Abbiamo catturato anche una nave nel Mar Nero. Dall'est. Abbiamo finito l'asse di Tracy Bonds. Questa regione qui. Non riesco mai a pronunciarla. Regione impronunciabile. Anche di. Ah, ok, allora possiamo anche fare una trattata di pace. A me va benissimo. Senti, ti va bene se io prendo Tracy Bonds in reti? Ok. Questo più. Ci faccio un po' di oro per direi. Va bene? Sì, hanno accettato la nostra generosissimo affare. La Georgia Crimea però. Ah già, ci odiano perché se facciamo pace separata non è che veniamo tanto amati. Perché ovviamente come se facciamo un trattato di pace all'oscuro di noi. Comunque non è una buona cosa. La Georgia è entrata in coalizione militare contro di noi. Ovviamente come dargli torto. Però non mi va di fare queste cose qui. Meglio coalizione militare in una sinistra. Tanto l'altra l'ultima galea è stata fatta. Ah, ricordate in passato che avevo favorito gli aristocratici e qualcosa del genere? Adesso mi hanno ringraziato e mi hanno dato un bel po' di soldi, 212,91 ducati. E tanto. Possiamo proclamarci difensore della fede del sunnita. Sì, sunnita, noi siamo sunniti. Sì. E ci costerà 500 d'oro. Però possiamo dichiarare guerra santa a tutti. E oltretutto se perdiamo lo perdiamo dopo 24 mesi. E se muore il nostro imperatore perdiamo anche il titolo. Però ci dà uno in più di missionario. Ci dà oltretutto un in più di. Cioè 0,5 più 0,5 più per gli eserciti, sia navali sia terrestri. Riduce la stanchezza da guerra. Aumenta il prestigio. Però aumenta il costo delle tecnologie. Infatti è per questo che non lo farò. Il costo delle tecnologie per me è un po' importante. Andiamo in Morea. Dove è la Morea? Qui.
a diffondere la nostra religione, ovvero la religione sunnita. E intanto facciamo dei cor qui. Ci stiamo espandendo pian piano, noi ottomani. Benissimo. Comunque, intanto stiamo recuperando un po' di forza dell'esercito. Passiamo un attimo un po' la manutenzione dell'esercito. Intanto non dovrebbero esserci tante rivolte. Vediamo un po'. No, aumentiamo. Ci dovrebbero essere tantissime rivolte. Aumentiamo un po'. Dove sei? Eccoti qui. Aumentiamo. Cioè 24% di possibilità di rivolta in... Mio Dio, si vogliono ribellare dappertutto. Non è che abbiamo proprio una popolazione pacifista, Anzi, per niente. Pacifista, se possiamo dire. Ovviamente, con tutta franchezza e sincerità, non sono tanto pacifisti, I greci, i georgiani, come si chiamano? Ma qua sono di cultura greca? A Tresimonzo. Ah, sono di cultura greca. Ma no. E qua sono di cultura turca. Aspettiamo un po'. Velocizziamo un po' il tempo. E guardiamo un attimo ancora cosa succede nel mondo. Non succede. Oh sì, adesso inizia a succedere qualcosa di interessante. Vediamo un po'. Qua c'è una guerra tra Aragona, Navarra, Napoli e Savoia. Ah, ribelli. Dove? Morea. No, Atene. Prendiamo un leader. Tu sei un buon leader. Intanto guardiamo un attimo qui. Gli aragonesi sono in guerra con Castiglia e Genova. Ah, praticamente è stata una guerra iniziata. Fai vedere. Ah, loro, cioè ci sono due guerre separate. Una di conquista della Sardegna. Ah no, la Savoia si sta difendendo contro Genova per la conquista della Sardegna, dici. Strano. Ah, sì. Ah, perché vogliono attaccare questi, magari gli aragonesi e Savoia sono alleati ed è scoppiata un'altra guerra di invasione tra castigliani e aragonesi. Intanto l'Austria sta occupando la Britannia in particolare. Intanto la Borgogna non se la sta passando per niente bene. L'Inghilterra non sta facendo un cazzo col suo re. Di che dinastia? Intanto ci sono gli Asburgo ancora, sì. Savoia, sì. Ogni buona parte. Ah già, sì, che è una repubblica. Da loro vengono persone random. La stanno combattendo. E ok, siamo la sesta nazione più importante al mondo per punteggio. Aumentiamo la nostra forza, diciamo, le nostre risorse umane. E ok, poi nel resto del mondo. Oh, di nuovo nazionalisti bulgari. Devo fare di culo. Tanto qui splittiamo a metà le forze. Alcune le lascerò qui e altre le manderò qua. E ok. Perfetto. Intanto Napoli sta... Che cazzo? Ah sì, sempre della guerra di prima. Qua c'è Genova. Comunque... Genova non se la sta passando tanto bene contro i savoiardi.
Tanto aspettiamo ancora un po'. E ok. Siamo nel 1466. La partita dura da 20 anni, credo. Ah, dice anche che musica sta suonando. Land in sight. Terra in vista. Ah, è stato un fedele servitore fino a questo momento. Però sembra essere un po' insolente. E denuncia spesso le proposte del grande sultano. Le dice spesso anche in pubblico. E anche gli ambasciatori stranieri. Anche se ha ragione. Possiamo. Anche se avesse ragione. Anzi, possiamo farlo tacere se vogliamo. Possiamo tagliargli la testa oppure no. Però perderemo prestigio se diciamo sì, hai ragione. E possiamo prendere 25 potere amministrativo, 25 diplomatico e 25 militare. Una di queste tre chance abbiamo. Io dirò sì, va bene, facciamo. Hai ragione. Prendiamo potere amministrativo. Però abbiamo perso prestigio. Però potere amministrativo è importante. Poi non voglio poi dopo acquistare di nuovo un altro lì un altro tizio. Ah, la Borgogna controlla il papato. Perfetto. Anche se la Borgogna non durerà per molto. Cioè, guardate, la Borgogna attaccata da tutto. Al Sacro Romano Impero, praticamente, sì. Ah, altri in Morea. Zeloti ortodossi. Perché? Chi è che adesso vuole aiuto in guerra? Il Nogai? Contro Uzbekistan e l'Orda d'Oro. Dov'è l'Orda d'Oro? Qui. Va bene. Ok. Vi do una mano. Cioè, in realtà non rimango qui, non mi muovo. Però, sì, in teoria gli sto dando una mano. Mano morale. Quindi, direi che per questo. Oh no, già è perché siamo in guerra. Abbiamo fallito di nuovo la missione. Vabbè, comunque, gente, per questa puntata è tutto. Votate e commentate. Scusate se non riesco tanto a pubblicare video ultimamente, però sono un po' incasinato con gli studi. Infatti ho trovato uno spiraglio libero oggi. Quindi ho detto, vabbè, facciamo un video. Quindi sono riuscito a fare un video e ci sentiamo alla prossima, gente. Molto probabilmente inizierò tempo pieno con l'uscita di ROM 2, che tra l'altro è il giorno in cui c'è il mio esame di latino. Quindi, giorno perfetto, meno male che di mattina, l'esame. E quindi torno a casa e quindi inizierò a fare video di ROM 2. Molto probabilmente farò la serie con gli Spartani o con quelli di Atene. Non è detto. Comunque ci sentiamo alla prossima, gente. E allora è tutto. Ciao!